È pieno di tranelli. Adesso diamo la parola al padrone di casa che non ha bisogno di presentazione su un argomento vecchio, la tubercolosi. Ma è veramente così vecchio questo argomento? Allora, io innanzitutto devo ringraziare il dottor Bogio, non tanto perché è qui come moderatore, ma perché quest'estate d'agosto mi ha fornito il numero e il nome dei pazienti che poi io ho dovuto revisionare per tirare fuori le immagini che vi presenterò. Tra queste immagini avrei potuto inserire anche una radiografia mia personale fatta a, credo, 35-36 anni, quando per una tossetta feci una radiografia del torace, ci fu una lesione, si vide una lesione nodulare e, avendo fatto anche la tomografia, rivolgendomi ovviamente come riferimento al mio capo, che era il professor Chiesa, questi mi incoraggiò dicendo: sì, Olivetti, potrebbe essere anche un carcinoma. Fortunatamente anche i professori, come vedete, sbagliano. È stato già detto stamattina che la TBC è una malattia che sta riducendosi per incidenza, talché l'Organizzazione Mondiale della Sanità pensa di portare la mortalità al 50% entro il 2015. L'Italia, che già ha una situazione favorevole rispetto ad altri paesi, ha pure nel periodo 1955-2008 registrato un progressivo calo di questa patologia, che si attesta attualmente intorno ai 6-8 soggetti per 100.000 residenti. Rimane comunque il problema a livello mondiale della TBC, con una elevatissima mortalità. Come vedete, i dati del 2011 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parlano di 8,7 milioni, di cui un 13%, come si evince anche da queste tabelle, è di pazienti che hanno una concomitante infezione HIV. E sicuramente la TBC rimane uno dei top killer per quanto riguarda il sesso femminile. Ovviamente per trattarla e per debellarla bisognerebbe fare una diagnosi precoce, e quindi il radiologo ha in sé le armi per fare questa diagnosi precoce. La radiografia del torace innanzitutto per lo screening, la diagnosi e il follow-up. La diagnosi però è corretta, come vedete, solo nel 49% dei casi, è più corretta nella forma post-primaria, e le comuni cause di mancata diagnosi sono ripeti normalità pur in presenza di malattia attiva, adenopatie ilario-mediastinitiche che vengono misconosciute, così come non vengono riconosciute modeste alterazioni parenchimali in pazienti con ripresa di malattia, oppure ancora non viene correttamente interpretato un nodulo lobare superiore a una massa circondata da piccole opacità nodulari. L'ATAC ha sicuramente dei vantaggi, consente una diagnosi corretta nel 91% dei casi, esclude correttamente la TBC nel 76% dei casi ed è evidentemente superiore alla radiologia convenzionale nell'identificazione delle adenopatie mediastiniche, della malattia parenchimale minima localizzata e dei piccoli foci di cavitazione. Oltre a radiologia e TAC, l'imaging si può avvalere della tomografia di emissione di positroni, in particolare con l'utilizzo della colina, perché mentre con il disossico lucoso coseo sia il carcinoma sia la TBC captano, con la colina la captazione è solo per il carcinoma. E da ultimo si può utilizzare, seppur raramente, anche la risonanza magnetica nelle sequenze di DVI, perché tipicamente il processo infiammatorio dà un segnale ipointenso, e mi spiego con questo caso. È un paziente con recidiva ipofaringea dopo radioterapia con sospette localizzazioni metastatiche ossee. Vedete che c'è una lesione all'apice di destra, capta con la disossico glucosio, ma facendo la risonanza magnetica il segnale è ipointenso, e quindi noi possiamo ipotizzare che quello è un processo infiammatorio che risulta poi essere una TBC. Nella storia naturale della malattia vi è un periodo di latenza che può essere svelato solo dalla positività al test cutaneo della tubercolina. Il 5% di persone con questa infezione tubercolare latente manifesteranno poi nella loro vita la patologia, che viene classificamente distinta in una forma primaria e una forma post-primaria. Quindi, se noi vogliamo affrontare da un punto di vista
del concetto tradizionale la tubercolosi, facciamo una distinzione tra una TBC in forma primaria e una TBC secondaria, e a parte consideriamo la TBC miliare e la TBC bronchiale. La prima, la TBC primaria, è più frequente nei bambini, ma si osserva con crescente frequenza negli adulti. Si caratterizza per le adenopatie di solito unilaterali in sede ilaro-paratracheale, e la TC, come abbiamo già detto, è superiore alla radiografia convenzionale, dimostrando in queste adenopatie una ipodensità centrale per necrosi caseosa e un rime di enanseo periferico, come si vede in queste immagini. E ancora in queste immagini, tenendo però presente che questo aspetto non è patognomonico, in quanto può essere identificato anche in altre situazioni, come nel caso di neoplasia maligna, questa è una neoplasia maligna, e ancora nelle infezioni da Mycobacterium avium e da histoplasma capsulato. Linfadenopatie, quindi, che determinano una compressione delle vie aeree adiacenti, la teletasia, con possibilità di estensione extranodale, edema, infiammazione granulomatosa o ulcerazione della parete, con rottura nell'adiacente bronco e quindi diffusione endobronchiale. Più rara la diffusione per rottura nell'arteria polmonare. Ovviamente, accanto al dato linfonodale v'è l'interessamento degli spazi aerei, che è evidente radiograficamente in circa il 70% nei bambini. La sede primaria dell'infezione polmonare è chiamata focolare di Gon, associato alla linfadenite satellite, rappresenta il complesso primario di Rank e di solito unilaterale. Ma accanto a questi aspetti vi sono altri aspetti rappresentati da questi addensamenti e ancora certe volte da questo aspetto nodulare similmassa, che porta evidentemente a problemi di diagnosi differenziale nei confronti del carcinoma. La consolidazione polmonare non ha nessuna predilizione lobare particolare, interessa il lobo superiore nel 30%, il lobo medio nel 10%, ciascuno dei rimanenti lobi nel 20%, può simulare un'infezione polmonare batterica, ma attenzione, non vi è linfadenopatia e non vi è una risposta agli antibiotici convenzionali. Nei soggetti adulti è meno frequente l'interessamento adenopatico, si possono avere questi aspetti di caverna con livelli idroerei che sono meglio evidenti ovviamente con l'attacco ad alta risoluzione. E ancora nella tubercolosi primaria ricorderemo il versamento periferico di solito unilaterale, omolaterale al focolaio primario di DPC, il versamento può essere massivo come in questi due casi che vi faccio vedere e può essere l'unica espressione di patologia. La risoluzione avviene lentamente nel tempo, anche in 5-6 mesi, e alla risoluzione del focolaio polmonare potremo osservare le adenopatie che sono sottese e sono mascherate dall'addensamento stesso. Nei soggetti adulti l'evoluzione può essere benigna, evidentemente si può avere una restituzione ad intergroup, peraltro in alcune situazioni si possono osservare anche queste cavità sottili che sono in comunicazione con i bronchi. Ed ancora, seppur raramente, perché è molto più frequente nella forma post-primaria, possiamo osservare la presenza di tubercolomi. Non da ultimo ricordiamo la broncolitiasi, ovvero sia materiale calcifico ossificato endoluminale bronchiale con segni di ostruzione aerea e ancora in questo caso l'attacco ad alta risoluzione è evidentemente superiore. Tubercolosi post-primaria. I sinonimi sono forma secondaria immune, TBC dell'età adulta, è una riattivazione per via endogena oppure per via esogena. E l'elemento caratterizzante è l'influenza dell'immunità acquisita, per cui una ipersensibilità con possibilità di liquefazione di necrosi caseosa, formazione di cavità, diffusione endobronchiale. Interessa in particolare i segmenti apicale posteriore del lobo superiore e il segmento superiore del lobo inferiore, perché questi sono più ossigenati e perché qui vi è un alterato drenaggio linfatico. Gli aspetti sono multiformi, si va da consolidazioni focali, da noduli, cavità, si può avere la presenza di versamento periferico, si può avere l'evoluzione, lo dicevamo prima, verso il tubercoloma. Per quanto riguarda gli aspetti parenchimali, si può avere l'aspetto di una malattia focale in forma con l'interessamento di un segmento o una parte di lobo polmonare, la consolidazione è disomogenea, la TC rileva micronodoli centrolobulari, noduli di maggiore dimensione circondati da polmone di maggiore densità con aspetto trimpad. Si possono avere consolidazioni rotonde che interessano i segmenti apicali posteriori, omogenee cavitate, con l'espressimento della parete endobronchiale e diffusione endobronchiale, formazione di caverne, e ovviamente il quadro della broncopolmonite, che è di solito un addensamento
irregolare e bilaterale, interesse ai lobi medi o inferiori o segmento anteriore dei lobi superiori, caratteristica è la presenza di questi noduli centrolobulari e appunto rispetto alla diffusione endobronchiale. Diffusione endobronchiale di cui possiamo prevedere anche la direzione, nel senso che un focolaio del lobo superiore destro per disseminazione endobronchiale porterà a un coinvolgimento del lobo medio piuttosto che dei segmenti della lingua, mentre un focolaio localizzato nel lobo superiore sinistro porterà ad un interessamento dei segmenti sempre lingulari e dei segmenti basali del lobo inferiore, con questi aspetti appunto che sono documentati dall'attacca ad alta risoluzione. Questo è un caso appunto che deriva da quella divisione della casistica. Abbiamo poi il quadro di una polmonite lobare con interessamento ovviamente di segmenti e lobi, l'addensamento è omogeneo, in fase iniziale è simile alla polmonite batterica, in fase tardiva abbiamo cavità con diffusione endobronchiale, in fase terminale cavità a pareti sottile e appunto, non da ultimo, le cavità che costituiscono l'aspetto caratteristico della TBC post primaria possono essere singole o multiple, con pareti sottili o spesse come in questo caso ancora, e unitamente alla coesistente focolare branco-pneumonico, queste cavità possono confluire tra di loro, portando appunto alla distruzione del polmone. Perché questo è il dato importante, mentre la forma primaria di TBC cerca di circoscriversi e di risolversi, la forma post-primaria è di solito una patologia progressiva e quindi si caratterizza per delle sequele, tra cui, come vi dicevo prima, il tubercoloma, che non si deve considerare come una forma di guarigione, tutt'altro, è una forma di circoscrizione della patologia, perché micobatteri attivi si possono trovare ancora nel caso e nella fibrosi, può derivare da un focolaio primario di GON, come dicevamo all'inizio, ma più frequentemente, essendo riconoscibile nella forma post-primaria, deriva da cavità zaffate per occlusione del bronco di drenaggio. La calcificazione è presente nel 20-70% dei casi che sono con aspetti appunto differenziati, come vedete in queste immagini. Tubercoloma, e l'abbiamo già detto all'inizio, può porre problemi di diagnosi differenziale nei confronti del carcinoma e in questo caso può essere utile la PET con colline. Essendo una forma progressiva, non deve stupire il fatto che si possa aggiungere a questi quadri di fibrosi, meglio documentati con l'attacca, e tra le forme di sequela considereremo ancora le bronchiettasie che abbiamo appena visto, lesioni vascolari, mediastiniche, pleuriche e della parete toracica. La TBC post-primaria può evolvere in forma cronica, fibra ulcerosa piuttosto che ulcero caseosa piuttosto che fibrotica pura, e si caratterizza per noduli grossolani, confluenti, spessimento plerico, perdite di volume, enfisema, noduli irregolari, come vi dimostro, e cavità ovviamente come vi dimostro in queste immagini. Separata rispetto alla TBC primaria e post-primaria, ricordiamo la tubercolosi miliare, che è una disseminazione acuta per via ematogena e che viene apprezzata radiograficamente quando il tubercoloma, che è l'unità di base della patologia, si somma dando origine a noduli di 1 o 3 mm che divengono solo a quel punto visibili, quindi non deve sorprendere il fatto che a fronte di un test della tubercolina chiaramente positivo il radiogramma del torace possa essere normale per più giorni o più settimane, quando viceversa la TC è chiaramente dimostrativa della patologia in corso. E essendo una malattia per diffusione ematogena, non deve sorprendere il fatto che coesistono a questo punto anche localizzazione a distanza, in questo caso a livello vertebrale. La tubercolosi delle vie aeree può essere presente in forma attiva e in forma fibrotica. Ricordo che la TBC è la causa più frequente di stenosi infiammatoria dei grossi bronchi. Nella forma attiva avremo una stenosi irregolare, circonferenziale, essendo determinata da una propagazione a bronco degli linfonodi, evidentemente riconosceremo con la TH, oltre alla stenosi, la coesistenza di questa adenopatia con le caratteristiche che abbiamo descritto in precedenza. Mentre la forma fibrotica si caratterizza per una stenosi delle vie aeree, per le pareti bronchiali sottili e per la calcificazione degli adiacenti linfonodi. Nelle forme che abbiamo appena finito di descrivere, la TBC è un'infezione potenzialmente curabile, ma vi sono dei problemi. Uno, l'inefficienza del sistema sanitario in alcuni paesi. Due, il fatto che vi sia una coesistente patologia. E poi il problema della resistenza, che è già stato accennato stamattina. Per cui, se noi vogliamo andare a rivisitare, secondo nuovi concetti, la tubercolosi, oggi dovremmo mettere in rilievo
come aspetto fondamentale la immunocompetenza del paziente, perché l'unico predittore indipendente dell'aspetto radiografico è la integrità della risposta immune dell'ospite. Laddove l'integrità può essere compromessa non solo dall'HIV, evidentemente, ma anche dalle altre patologie, anche se l'HIV è la causa più frequente di immunocompressione, come dimostra, no, come si dimostra appunto in questa mappa. E se andiamo a prendere come termine di riferimento la presenza dei linfociti L per CD4, quale capacità di risposta del paziente, vediamo che in funzione della concentrazione di queste cellule si può prevedere per certi aspetti anche le caratteristiche del quadro TBC. Vediamo che laddove la conta sia superiore a 200 cellule, prevale un pattern di TBC post-primaria, mentre quando vi è una depletazione di queste cellule, prevale il pattern di una TBC primaria piuttosto che la forma di una malattia miliare. Questi sono sempre casi che sono ricavati dalla nostra casistica. Quindi, nell'infezione HIV associata a TBC potremmo avere pattern radiografico primario, riconoscibile fino al 60% dei casi con gli aspetti che abbiamo visto in precedenza, ma potremmo avere anche con un'elevata frequenza la concomitante patologia di altre che colpisce altre sedi. E la terapia antiretrovirale che viene utilizzata per il trattamento dell'HIV può, in maniera paradossa, causare un peggioramento delle manifestazioni tubercolari, come si vede in questo caso, paziente HIV prima e dopo la terapia. Quindi la terapia influenza la tubercolosi e infatti accanto a una forma sensibile si va sempre più diffondendo forme di TBC multiresistenti, resistenti a più farmaci oppure resistenti in maniera estensiva ai farmaci iniettabili. E questo è un crescente problema di salute pubblica, coinvolge in particolare più paesi, e il dato che deve essere sottolineato in questo caso è il fatto che i reperti dell'imaging non sono sostanzialmente diversi rispetto a quella della TBC, ma prevale la gravità, il numero dei lobi che sono interessati, il numero delle cavità e la presenza di queste cavità, come nel quadro che vi faccio vedere, evidentemente condiziona l'evoluzione della malattia. E queste sono le conclusioni. La TBC, credo di poter dire, rappresenta ancora nel XXI secolo una sfida maggiore tra le malattie infettive. La TC fornisce informazioni importanti nella diagnosi e nella gestione di questa malattia, in cui viene meno la differenziazione tra una forma primaria e una forma